Dalle infrastrutture all'export sono alcuni dei temi chiave che ci hanno accompagnato in questa lunga giornata istituzionale della delegazione fiorentina a Dubai, che abbiamo avuto il piacere di seguire. Export per le imprese dell'area fiorentina. Veniamo da 18 mesi di pandemia, adesso assistiamo a timidi segnali di ripresa, ripresa che deve essere consolidata anche attraverso gli investimenti in un polo commerciale importante come quello di Dubai. Sentiamo il presidente di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi. Beh, raccontando che l'uomo cerca la bellezza, cerca il piacere, cerca in qualche modo la felicità e tutto questo lo si trova insieme in un luogo solo, la nostra Firenze. Questo è il messaggio che noi diamo a questo meraviglioso paese che apprezza il bello, ma abbiamo noi quella unicità della dimensione umana, del rapporto umano, dell'accoglienza che fa parte della nostra storia, della nostra cultura, che è anche una risposta a una vera ripartenza. Si riparte dalla dimensione umana, dal guardarci negli occhi e da accogliere le persone come se fossero di casa. E allora il messaggio bello che noi rivolgiamo a questo paese e a chi comunque ci ascolta, che Firenze c'è, più bella di prima, più accogliente di prima, e può essere visitata anche in una dimensione nuova, perché effettivamente la pandemia ci ha riportati a una dimensione in cui diamo ancora più valore all'accoglienza, perché il turismo in qualche modo è relazione e noi, la storia ci insegna, siamo un popolo dove le relazioni con il mondo fanno parte della nostra storia. Quindi venite a Firenze, siete i benvenuti, noi rappresentiamo il mondo del mercanti, del commercio, dell'accoglienza, della ospitalità, e quindi venite a vivere da fiorentini, sarete i benvenuti anche se temporaneamente. E questo grande veicolo di promozione che lei descriveva forse è stato sfruttato, ma non fino in fondo. Questa è un'occasione per rifletterci e provare a recuperare il tempo perduto. Assolutamente, noi dobbiamo gestire e non subire il turismo, dobbiamo raccontare di più il grande valore e i valori che ci sono rispetto alla scelta della Toscana e di Firenze in particolar modo. Ci vuole un turismo slow, più lento, che possa vivere, conoscere lo spirito, l'anima della città. Avevamo già detto tutto prima di arrivare, venendo qua, parlando con tutti gli esponenti di questo territorio che abbiamo incontrato fino ad oggi e vedendo quello che stiamo vedendo per le strade, se si può dire, di questo fantastico mondo, c'è proprio bisogno della nostra qualità, c'è fame della nostra qualità, ci vogliono in tutte le modalità. Bisogna solo arrivare e presentarci e continuare a mantenere il livello alto, perché qui la sanno vedere la differenza tra la qualità e la quantità, qui se ne accorgono proprio. Firenze che ha fatto squadra, è un altro aspetto da sottolineare in questa spedizione. Sì, io sostengo che è un po' di tempo che stiamo lavorando tutti insieme, ma ancora questa cosa passa a fatica, però in effetti qua siamo veramente tutti insieme, qui ci viene domandato una cosa alla mano sinistra e la mano destra 10 posti più avanti risponde esattamente alla stessa maniera, quindi è fantastico e lo percepiscono tutti. E non sono abituati, perché Firenze non è mai arrivata compatta agli appuntamenti, e motivo per cui eravamo poco competitivi, e questa volta invece percepiscono un cambio di passo enorme. Bisogna insistere, perché sarà lunga. Bisogna insistere e anche cercare di lavorare sui segnali di ripresa che già sono arrivati per l'export negli ultimi mesi. Questo potrebbe essere un amplificatore, un trampolino di lancio ulteriore. Sì, parlando con le aziende si vedono proprio che gli ultimi due mesi di questo 21 sono stati, per qualcuno specialmente, nettamente superiori anche al 2019, quindi ante Covid. Quindi è un momento di grandissimo fermento. Allora, è anche un momento di grandissimo cambiamento. Quindi a tutti coloro che non hanno preso la ripresa devono capire cosa è successo e perché non insistono su strade che non vanno più, e guardino colleghi invece dove hanno imprese, dove possono crescere. Dall'altra parte, a quelli che crescono dobbiamo dire che noi tutti dobbiamo aiutarli per continuare a consolidare la crescita, perché non deve essere congiunturale, non deve durare due mesi, tre mesi. Questa crescita può essere strutturale. Ne abbiamo le possibilità per le dimensioni del nostro territorio rispetto al mondo.